via via. Iniziamo a registrare un altro video. C'è tutto. Aspetta. Che è sta cornice? Non è la mia. Ma che? Ma? Ma chi sei? Ricky e Leo. Ma Leo sono io. E Ricky è Ricky. Ah. Quindi questo è il canale mio e di Ricky. Bene, e no, aspetta, che è? Che? No, è la Weekend League con l'Inter. No, ma perché Ricky mi fa fare queste cose? Vabbè, vi racconterò la mia Weekend League con l'Inter. Dai, possiamo iniziare con il video. Bella a tutti ragazzi, qui è Leo e sono qui per presentarvi nel mio primo video la mia Weekend League con l'Inter, ovvero metà di Weekend League con l'Inter. Avete già visto il primo episodio di Ricky con le prime 10 partite con il Milan e oggi subentro io con le mie prime 10 partite con l'Inter. Bene sì, nel mio primo video vi porto io con la maglia dell'Inter, la Weekend League con l'Inter, voi siete prettamente milanisti ma non me ne frega, vabbè ci sta dai, quindi mi presento un pochino, se non mi conoscete sono Leo, sono il nuovo, la new entry di questo canale. Ho già fatto varie collaborazioni con Ricky, quindi in realtà mi dovrete già conoscere. E vengo dal canale Futitella Channel. Ora come ora Futitella Channel sarà inattivo, visto che io mi sono trasferito completamente su questo canale, visto che l'unico che sarebbe rimasto è LP, ma che comunque ci aiuterà per le grafiche. Quindi in teoria Futitella Channel rimarrà inattivo e mi trasferirò definitivamente su questo canale insieme a Ricky per fare tante nuove cose, non portare solo FIFA ma portare anche ad esempio, come ha già portato Clash Royale Ricky, se a voi piacerà potremmo portarlo anche in futuro, visto che anche a me piace come gioco. Potremmo portarvi video sul fantacalcio, sul calcio in generale, su tutte le nostre passioni, visto che abbiamo tantissime passioni in comune, abbiamo visto che ci troviamo in accordo con tantissime cose, abbiamo deciso di iniziare insieme questa nuova avventura su, tra virgolette, il canale di Ricky, che adesso è diventato il canale di Ricky e Leo. Infatti abbiamo cambiato titolo, grafiche e tutto, avete visto già come ho già perso le mie prime due partite. Premetto, metto le mani avanti, tornavo dalle vacanze, cioè proprio ero appena tornato, come direbbe Mauri, sono appena tornato ragazzi, e quindi erano le mie prime partite dopo una settimana. Infatti si è visto il risultato, le prime due sono andate male, soprattutto avete visto anche con che squadra sto giocando e contro che squadra ho giocato, perché in League adesso sono tutte squadrone incredibili, con tutti gli Squad Challenge Reward, Team of the Year, Team of the Season, Footies, di chi più ne ha più ne metta. E io con questa Inter di giocatori non in forma, quindi di oro rari e non rari, insomma non pensavo di andare tanto avanti. Però già in questa partita c'è stato un cambio di direzione, dalle prime due sconfitte qui come vedete vado sul 3-0, ma poi vengo rimontato incredibilmente con due gol, non rimontato del tutto, ma due gol al 90esimo che portano il mio avversario sul 3-2, ma ciò non basta perché comunque riusciamo a vincere la nostra prima partita, quindi su tre partite una vittoria ci sta. Quindi come vi stavo dicendo, non troverete solo video di FIFA, però iniziamo con quello che ci riesce meglio, ovvero proprio con FIFA, con la nostra Weekend League e con le nostre due passioni, ovvero per quanto mi riguarda l'Inter e per quanto riguarda Ricky il Milan. Quindi non sarà più solo un canale a carattere milanista, purtroppo per tutti i milanisti che ci sono in questo canale. Ovviamente non è che andrò a dire tutti i video Forza Inter, perché non ha nemmeno senso, come non lo farà Ricky di dire Forza Milan. Però ci saranno anche vari dibattiti, varie discussioni, vari video proprio per questa rivalità che ci può essere tra me e Ricky, anche se siamo grandissimi amici. Però nel fatto che tifiamo uno la squadra avversaria dell'altro, ci può stare ogni tanto fare qualche video magari di dibattito, di critica tra Inter e Milan. Quindi vogliamo portare subito questa Weekend League con 4 episodi, 2 a testa, 10 partite per ogni episodio, quindi 20 partite a testa di Weekend League, dove vediamo chi farà meglio, se il Milan o l'Inter, se io con la mia Inter o Ricky con il suo Milan. Per il momento avete visto l'episodio di Ricky che non è andato così male, anzi è andato molto bene per la squadra che ha utilizzato, ovvero 5 vittorie e 5 sconfitte, quindi un bel 50-50. Io ora come ora questa mi pare sia la quinta partita, quindi dovrebbe essere 2 vittorie e 2 sconfitte, oppure
questa è la seconda vittoria, insomma vedremo, comunque alla fine faremo i nostri conti, anche perché so quante ne ho vinte, quindi andiamo avanti. Lui le ha portate in live e ho deciso di portare un post commentary anche per presentarmi un pochino, per parlare un pochino di me, proprio per evitare di entrare bruscamente sul canale, ma di mettere un pochino le mani avanti, di presentarmi un pochino e di farvi vedere perché ho questa maglia dell'Inter. L'ho voluta mettere per questo primo episodio, ma non penso che la metterò tante altre volte, non vi preoccupate. Spero che comunque ci siano anche vari tifosi interisti, quindi vi invito nei commenti a scrivere se siete interisti qua sotto, se c'è qualche interista nel canale, perché sono molto curioso, visto che per il momento tanti video sul Milan, nessuno sull'Inter, quindi ce ne potrebbe essere qualcuno in futuro. Vediamo un pochino come andrà, cosa vorrete voi, cosa piacerà fare a noi, insomma le idee che abbiamo in mente sono tantissime, i progetti sono tantissimi, quindi non vediamo l'ora di iniziare nuove serie, nuovi video, nuove tipologie di video con voi. Intanto qui vedete che squadre vado a incontrare, anche con questo che va Bale, Neymar, Griezmann, chi più ne ha più ne metta, El Shaarawy Challenger World, insomma tantissima roba. E io con Eder, con Bebeni, con Candreva, con Brozovic, qui Eder fa la doppietta, poi trova il 2-0 al 32esimo, insomma mi divertivo tantissimo a giocare con questa squadra, anche perché sono squadre che non sono abituato a utilizzare, visto che la mia prima squadra su questo account è molto più forte. C'è varie Son, che è bagatissimo, c'è Totti del End of the Era, of an Era, c'è, non so, Smalling 87, Baltran 86, tutti buggati, però anche giocatori forti. E qui intanto vedete questo bellissimo gol su calcio di punizione di Borja Valero, anche perché l'avversario ha messo il difensore sulla linea, gli ha sbattuto la palla sulla schiena, è andata in rete, quindi 1-0 per noi. Però il mio avversario trova il gol con Fekir, una buona spin in mezzo, quindi una finta con il mio difensore che penso fosse Murillo. Bene, sì, proprio Murillo va con la gambina a sgambettare l'avversario, e qui la Casette trova il 2-1 al 63esimo. E se non sbaglio ancora non è finita la partita, infatti qui Ahmed Musa trova il pareggio, il 2-2 all'85esimo. Guardate un pochino cosa succede, perché Ahmed Musa, non ve l'avevo detto, però forse ve l'ha già detto Ricky, è il nostro unico sostituto. Inizialmente avevamo utilizzato il 78, poi è uscita la sfida Footis, quindi abbiamo fatto la versione 85 e abbiamo preso lui come unico sostituto. Era la nostra unica, diciamo, ancora di salvezza, perché per il resto in panchina, come avete visto all'inizio del video, c'erano solo altri giocatori dell'Inter per me e altri giocatori del Milan per Ricky. Quindi abbiamo in qualche modo ribaltato la partita con quel gol di Cardi al 90esimo allo scadere, che ci ha portato, penso, 4-5 vittorie o 6, insomma adesso non ricordo a che partita siamo. Però come vedete, però purtroppo non può andare sempre bene, qui siamo sotto 3-0, purtroppo i margini di recuperare questa partita sono pochi. Trovo il gol con Ivan Perisic, Ivan il terribile, uno dei migliori giocatori che abbiamo in rosa, il 3-1. Ci sarà anche modo per fare il 3-2 qui con questo fallaccio di Umtiti, se non erro, 3-2 trovato con il nostro Antonio Candreva al 70esimo. Purtroppo non basta, perché l'avversario non era per niente male, aveva una squadra molto forte. Qui con Toven se ne va via molto bene con un ball roll e trova il 4-2 al 78esimo. Partita che non è ancora chiusa, infatti riuscirò a trovare anche il 4-3 con questa bellissima azione, questo incredibile tiro di Ahmed Musa, che ragazzi ogni tanto mi ha anche salvato, però questa volta non è bastato. Come vedete, comunque le statistiche sono state clamorose, 15 tiri lui, 5 tiri io, non avrei mai potuto vincerlo. Arriviamo qui all'ultima partita contro questa, diciamo, Bundesliga. Siamo per il momento a 6 vittorie e 3 sconfitte. Qui troviamo ancora con Perisic un bel gol, l'1-0 di testa. L'avversario però trova quasi subito il pareggio al 40esimo con Aubameyang, se non erro. E ancora l'avversario trova questa volta il vantaggio con questa azione un po' rocambolesca di Renato Sanchez, che in qualche modo riesce a tenere palla, in qualche modo riesce anche a tirare in posizione abbastanza sbilanciata. Sul 2-1 però riesco a trovare il pareggio qui con una grande botta di Jonathan Bebeni, che ogni tanto ha anche segnato, si è rivelato utile. E guardate un pochino, João Mario da subentrato arriva con il suo driven shot sotto le braccia del portiere, trova quindi il 3-2 che ci porta a vincere questa partita in un modo molto rocambolesco. Però come potete pensare,
o comunque potete capire, con questa squadra non è che possa vincere molte partite, posso dominare e vincere di più gol. Nella maggior parte vinco di uno o due, magari con una rimonta, magari con un gol al 90esimo, magari anche con un po' di fortuna, anche perché la mia squadra è nettamente inferiore e quindi non posso pensare di fare grandi risultati. Però intanto abbiamo fatto meglio di Ricky, 7 vittorie e 3 sconfitte, mentre lui ne ha fatti 5-5. Vedremo nei prossimi due episodi, quindi domani troverete l'episodio di Ricky, il terzo di questo Weekend League, e dopodomani troverete il quarto, ovvero il mio secondo episodio, quindi l'episodio che chiuderà la Weekend League con le ultime 10 partite. Vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto, di commentare se c'è qualche interista qua sotto, quindi anche con un Forza Inter, o se non siete interisti scrivete Forza Inter, tanto lo so già, lo scriverete. Ci rivediamo domani con il terzo episodio, con il video di Ricky, e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.